siamo al via Pitti Uomo, le infrastrutture sono fondamentali, fondamentale può essere l'aeroporto. A che punto siamo? Quali sono le prossime tappe? Allora, le prossime tappe spero siano tappe molto veloci. La società aeroportuale Aeroporto di Firenze, che è il gestore dello scalo, ha approvato il master plan, sta facendo lo studio di impatto ambientale. Il master plan, come sapete, è stato approvato in linea tecnica a parte di ENAC. Ora stiamo aspettando le conclusioni dello studio di impatto ambientale e poi toccherà alla Regione partire con la procedura di via e con le procedure successive. Noi siamo molto ottimisti, speriamo che tutto l'iter, compreso l'autorizzazione finale, che uscirà da una conferenza dei servizi promossa dal Ministero delle Infrastrutture, possa arrivare entro l'estate. A quel punto cercheremo di andare molto veloce con tutte quelle che sono le procedure, naturalmente rispettando i tempi e le tempistiche previste dalla legge, per arrivare alla realizzazione della pista entro il 2017. Naturalmente non si parla solo di pista, ma si parla di l'intera risistemazione dell'aeroporto, compreso anche il nuovo terminal. I 400 metri di pista sono affidati alle vie legali a questo punto? Ma non tanto alle vie legali, sono affidate alle vie tecniche, perché una cosa sono i ricorsi legittimi che naturalmente chiunque è interessato può fare, altra cosa sono le decisioni rispetto a quelli che sono gli standard del rispetto internazionale per la lunghezza della pista, invece sono affidate alla legge, questo è ben chiara, a coloro che sono i regolatori. Quindi non si tratta di vie legali ma di vie tecniche. Quindi l'ultima parola sempre all'aeroporto? L'ultima parola a coloro che sono i regolatori e quindi ad ENAC. I due CDA hanno già approvato la fusione societaria, sono già state convocate le assemblee per i primi di febbraio, dopodiché nel caso in cui le assemblee, e questo è auspicabile, non solo gli aeroporti ma diciamo dall'intero territorio toscano daranno il via libera alla fusione, andremo alla concretizzazione della fusione entro marzo, massimo aprile. Già i primi giorni del 2015 stanno vedendo l'aeroporto di Firenze sta ancora crescendo e sembrerebbe quasi impossibile dopo l'oltre più 13% fatto nel 2014 e i record raggiunti, però noi abbiamo ottime aspettative perché anche a breve lanceremo 9 rotte per l'aeroporto di Firenze e quindi ulteriore incremento di passeggeri e anche di destinazioni.